al 26 di luglio. Qui vedete alcune immagini dei giocatori dell'anno scorso impegnati non solamente al campo ma anche in altre attività sportive. E il programma è stato definito al 90-95%, l'arrivo è il sabato 13 luglio con già il pomeriggio il primo allenamento. Gli allenamenti proseguiranno tutti i giorni, mattina e pomeriggio, salvo le giornate di dove ci sono le partite amichevoli. La domenica 14 luglio alle 12 c'è già la prima conferenza stampa di inizio ritiro da parte del mister, si prosegue poi con gli allenamenti e con degli intrattenimenti anche a carattere ludico, come per esempio mercoledì 17 la sera alle 20:15 lo spettacolo di Ciro Lembo, che ho offerto direttamente Guido Lembo, sì, scusate, a tutti i presenti, i valligiani, direttamente dal Calcio Napoli, dal presidente. E il giovedì 18 luglio c'è il mister, i due giocatori che incontrano i tifosi. Il sabato 20 luglio ci sarà lo spettacolo in piazza Di Maro di Made in Sud, del gruppo di giovani. E domenica 21 luglio la presentazione pubblica della prima squadra. Potrebbe darsi che c'è un'alternanza tra questi due appuntamenti, meglio in sud e per capo della squadra, per probabile indisponibilità del sabato, il sabato dei ragazzi di meglio in sud. In questo caso la presentazione della squadra è anticipata al sabato e lo spettacolo di meglio in sud è posticipato alla domenica. La prima partita amichevole sarà martedì 23 luglio, giovedì 25 luglio un secondo incontro con il pubblico locale da parte dello staff tecnico e i due giocatori, per arrivare al venerdì 26 luglio con la conferenza stampa del mister di chiusura a mezzogiorno, la partita amichevole del pomeriggio e ahimè la sera verso le 18, tanto pomeriggio, la partenza della squadra. Come ormai è consuetudine, gli allenamenti saranno il mattino dalle 9:30 alle 10 fino a mezzogiorno e il pomeriggio dalle 16:30 alle 17 fino alle 19. Sempre tutti i giorni dopo l'allenamento del pomeriggio un paio di giocatori si fermeranno e saranno disponibili per gli autografi e tutti i giorni, questo naturalmente è riservato solamente a voi giornalisti, verso mezzogiorno e mezzo al teatro di Di Maro ci sarà la conferenza stampa del mister. Per il campionato e per la Champions, secondo me ce ne hanno forse un paio di gruppi pensanti, per esperienza o per capacità o per culo. Il culo lo mettiamo da parte perché voglio dire il culo non ti può accompagnare tutta la vita. E quindi io sto ancora studiando quale sarebbe, quale sarà in futuro il modello migliore per poter fare molto bene sia il campionato che il Champions. Questo è secondo me il problema da verificare nei prossimi 36 mesi, in attesa che il calcio cambi, perché stiamo aspettando che cambi, no? E quindi eliminino la Europa League, che si allarghi il numero delle... Tu dici no, ma prima o poi qualcuno capirà. Io quando sento dire, per esempio, che dobbiamo aspettare 2 anni per ridurre le squadre italiane da 20 a 18, io chiamo subito al telefono del gruppo per 16 da subito. Però se tu non fai rompiscatole e la mosca zizzè in continuazione, questo è un paese radicato sul cazzeggio. Cioè basta vedere il discorso politico, no? Ve l'ho fatto ieri quando stavamo lì e dicevo ma come si stanno a preoccupare dei 4 miliardi dell'IMU e non si preoccupano dei 300 miliardi che servono per far ripartire il paese? Allora, questo è un po' un difetto di tutti coloro che ci comandano, perché se gli italiani avessero coscienza e coraggio, perché gli italiani sono un po' gli altri per natura,
fanno la voce grossa ma si cagano subito sotto appena hanno un problema evidente e sono difficili da gestire. Ma se avessero il coraggio di mandare tutti a casa, quelli che hanno superato i 40 anni, e ci fosse una new generation super laureata, super internazionale, super non assolutamente provinciale, e allora forse i discorsi, piuttosto che pensare se Renzi sì o Renzi no, va bene o non va bene, fondo un nuovo partito o non un nuovo partito, questo va benissimo per riempire le serate delle televisioni, ormai dalla 7 alla 3 alla 1, cioè sono tutte speculari, no? Se ci avete fatto caso passate da Vespa a Santoro, da Santoro a quell'altro che sta su Ballarò, come si chiama, nel domani molto simpatico, una volta beccate della Valle di Qua con una sciarpa fantastica, un'altra volta lo beccate da quell'altra parte, e adesso ho detto mi faccio registrare quello, mi con un po' di cazzate mi metto qua là. Per quanto riguarda il calcio, io ho seminato, sono amici che sto seminando, perché chiaramente qualcuno di voi ha scritto che gli avevo rinnovato il contratto per un anno, in realtà il contratto che avevo rinnovato per 2 anni, quindi perché io rinnovarlo per 2 anni era già stato faticoso, io sapevo molto bene che lui se ne sarebbe voluto andare. E quindi, perché io sono uno che credo di saper ben programmare, da subito ho cominciato a guardarmi intorno e a verificare, a studiare, e studiavo anche le partite, perché potevo vedere se c'era qualcuno che cresceva o qualcuno che decresceva. Quindi me ne sono intervistati parecchi, anche per vedere se poi convivere sotto lo stesso tetto fa simpatia o fa antipatia, perché se fa simpatia forse si lavora meglio, o basta uno sguardo per capirsi, come di solito avviene nei miei territori abituali. Non che con Manzari non ci si capisse a voi, ci si capiva molto bene, infatti parlavamo poco perché passava uno sguardo per intenderci. Poi ognuno di noi vive e convive con le proprie convinzioni, voi avete detto delle cose delle volte non esatte al 100%, perché non è che io voglio fare una squadra di giovani, che non vuol dire nulla, perché non voglio prendere una squadra di giovani da far crescere e da rivendere, perché quello avrebbe quella, diciamo, quella finalità. Allora uno dice io lo voglio fare per farli diventare forti nel Napoli, poi li vendo in 3 anni, eccetera. Perché Balotelli, seppur non risolutivo, perché mi pare che abbia risolto i problemi nel Milan con la sua venuta, forse avrebbe avuto più problemi non venendo, ma non è detto che un altro al posto suo non avrebbe fatto uguale, meglio o peggio. Questa è la vita. Però voglio dire, Balotelli è quello che è da sempre, al di là proprio del carattere che può incidere su Varesa, e quindi più passano gli anni e più uno prende il buono e meno la patata bollente. Però voglio dire, se io ti parlo di uno che ha 21 anni, e poi voglio dire, se la mela lo metti in mano a Mazzarri al primo anno a Roma, o se fosse lui a Napoli, se lo fai giocare, il problema è se lo fai giocare, la mela è la mela. Se lo metti in mano a 2 allenatori che non hanno portato la Roma dove avrebbero voluto Baldini e Sabatini, il discorso allora è diverso. Chiaro il ragionamento? Quindi quando io parlo di giovani non da far crescere, da giovani che già sono pronti per l'uso. Per
Presidente, buongiorno. Vado un po' oltre, se me lo consente. Però scrivete del Trentino, se no mi fate fare una figura di merda. Io sono domani qua. Allora, domani, se i giornali parlano, c'è il Presidente ha detto, voi fate il Presidente, la colonnina con il Trentino, mi fate fare una figura di merda. E questi praticamente... No, ma questi non vi ospiteranno più. Vi metteranno le rane nel letto. Al Trentino ci arriviamo, Presidente. Volevo chiederle, lei ha sempre avuto per il Napoli prospettive molto ampie, europee, internazionali. Proprio lo spessore internazionale di un allenatore come Rafa Benitez è una discriminante importante nella sua selezione. Abbiamo sentito Rafa Benitez, abbiamo sentito Pellegrini, abbiamo sentito Villa Boas, abbiamo sentito Di Matteo, abbiamo sentito io chiamai Klopp, che mi disse che fino al 2016 non era possibile, me ne posso citare tanti altri, vuole Blanc della nazionale francese, che Blanc era quello che portò la Juventus in Serie A, e Champ, scusate. Poi c'era gli italiani, li ho sentiti tutti quelli che potevo sentire, ma me non li sentivo per conoscerli, per verificare, per capire se a un certo punto, perché ripeto, non è che soltanto vedendo giocare la partita, perché per me un allenatore incide per un 15%, quindi poi bisogna capire sul piano tecnico, bisogna capire sul piano umano quanto può incidere, qual è il suo rapporto umano, che è importantissimo e fondamentale con i giocatori. I giocatori hanno tutti quanti 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, fino a 35, e quindi c'hai una vasta gamma di problemi che loro vivono nella loro crescita costante. E se tu non hai la capacità umana di capirli, di rapportarti a loro e di avere anche quella giusta, diciamo, serenità nell'essere duri a volte, perché anche la durezza fa parte della crescita, fa parte, non è troppo facile andare sempre d'accordo con tutti quanti, no? E poi dopo, lo spogliatoio è sano quando c'è serenità, quando c'è rispetto, quando c'è convinzione che il percorso che si sta facendo è utile a tutti, perché anche essendo un'azienda personale il calciatore singolo, nel sapere che sta facendo un percorso positivo, la sua azienda cresce, quindi è soddisfatto. Altrimenti la sera a casa il padre, la madre, i fratelli, che sono tutti allenatori, sono tutti procuratori, insieme ai procuratori, per i quali proprio bisognerebbe fare una conferenza a parte, e cioè voglio dire, non è che siano tutti quanti forieri di tranquillità e di serenità. Però noi non ce la fanno. Come? Noi degli italiani non ce la fanno. Ma che gli italiani conoscete voi che quindi devo dire fare? Li ho contattati tutti. Avevo pensato pure a Lopez, anche se non ci ha fatto il primo, vabbè. No, l'ho contattato, ho detto se no poi il cellino lo rendono scuro. Presidente, gli amici del Trentino non hanno mai avuto la possibilità di vedere Edinson Cavani. Tra l'altro anche quest'estate Cavani sarà con l'Uruguay alla Confederation Cup, e quindi al di là di quello che sarà il mercato comunque non potranno vederlo. C'è però invece la possibilità che Confederation Cup quando finisce. Ecco, so come cosa, ho visto qualcuno che notava che nel manifesto manca Cavani, manca perché non c'era, la Federation Cup finisce tardi e lui 30 giugno e quindi Cavani non c'è. 30 giugno, quindi Cavani, vi ricordo che lo scorso anno è entrato nelle Olimpiadi a Pechino, quest'anno rientrerà prima e quindi il motivo è quello. Non mettiamo giocatori che siamo certi che non ci saranno. Sì, io mi sono seguito con Cavani a Cardiff, mi pare 3 giorni prima di partire per Pechino, non mi ricordo, quindi era il mese di agosto. Ecco, potrebbe
fare agli amici del Trentino la sorpresa magari di portarli in Genova. Se rimane Cavani non posso portare nessuno, che vuol dire? Se no si prende a soltanto per me a cazzotto, un po' di voce. State calmi, state manzi, come diceva voi, state manzi. E poi dopo, state tranquilli. Che il ragù viene fuori, pure fuori. Allora, buongiorno a tutti, una domanda per il direttore, una per il presidente, al direttore che ospita non solo il Napoli ma anche l'Inter e il Bayern, voglio chiedere però a lui, anche sindaco, quelli che hanno vissuto questo arrivo, questa invasione molto bella, calorosa e colorata dei tifosi napoletani, è qualcosa di particolare, di diverso, di non riconducibile a tutti gli altri ritiri pure molto ben organizzati da voi? Ci dovete preparare qualcosa di particolare per accogliere il popolo napoletano? Faccio anche quello al Presidente, poi mi risponde, non so se lei è il sindaco, al Presidente, penso al Presidente, siano maturi i tempi per farti una domanda di carattere tattico, perché tu ieri ci dicevi che 9 anni fa non sapevi cosa fosse il 4-4-2, oggi invece hai fatto una profonda full immersion nel calcio e quindi sicuramente sei in grado di dirmi una cosa. Il Napoli ha fatto molto bene l'anno scorso proprio lavorando straordinariamente in ritiro, quindi il ritiro è fondamentale per l'aspetto tattico. Il Napoli ha lavorato bene quest'anno anche con cambi di modulo durante la partita, l'avrei visto, quindi non c'è più quella necessità di dire che è una squadra abituata a giocare a tre, nella scelta del nuovo allenatore questo è un elemento che tieni presente, che questa è una squadra che comunque è partita sempre a tre, oppure non è proprio tenuto in considerazione perché hai votato spesso tu questa evoluzione, questa apertura della squadra a poter giocare in più soluzioni? Non mi lascio condizionare, se lo vuoi sapere, dal modulo che noi abbiamo, che potremmo giocare, abbiamo interpretati vari, dal fatto del modulo. Il nuovo allenatore mi deve convincere per le palle che c'è, e le palle sono dove, quindi la circolarità del convincimento deve essere totale. Chiaro, naturalmente. Diciamo che il matrimonio con i tifosi del Napoli e del Napoli per noi è stato veramente una lieta sorpresa. Sono 2 anni ormai, facciamo il terzo, e devo dire che per noi è stato di piena soddisfazione. E credo anche che un po' di fortuna l'abbiamo portata, perché se l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia, quest'anno la Team Champion, e di questo devo proprio fare i complimenti al Presidente per quello che la società ha fatto, per quello che gli atleti hanno fatto, e sono sicuro che farà la scelta migliore anche con l'allenatore, perché credo abbia un filtro un po' particolare, sa valutare, ma alla fine deciderà e sicuramente sarà la scelta più giusta. No, ma poi quando mi sono sbagliato, ragazzi, in 3 settimane vere di calcio abbiamo risolto il problema, è stato un po' dispendioso, anche quello è stato un insegnamento.